Не, что они могут пустить по нам? Ты что? Охренеть, ни хрена. Что это за херня такая? Я тебе тебя тарелка по любому. Блядь. По любому. А ну приблизь еще. На месте стоит, ты ж бачишь? Да на месте, блядь. Ну. А в теплях ничего не съел? Можно таран его въебнуть, блядь? Не, что они могут пустить по нам? Ты что? Охренеть, ни хрена. Что это за херня такая? Я тебе тебя тарелка по любому. Блядь. По любому. А ну приблизь еще. На месте стоит, ты ж бачишь? Да на месте, блядь. Ну. А в теплях ничего не съел? Можно таран его въебнуть, блядь? Не, что они могут пустить по нам? Ты что? Охренеть, ни хрена. Что это за херня такая? Я тебе тебя тарелка по любому. Блядь. По любому. А ну приблизь еще. На месте стоит, ты ж бачишь? Да на месте, блядь. Ну. А в теплях ничего не съел? Quello che state guardando, cari signori, è un video termico ripreso dalla 406esima brigata d'artiglieria ucraina con un drone Mavic 3 Thermal che, da come ci consiglia il nome, dispone di una termocamera che ha permesso queste riprese che sono state fatte di notte. Il video sta circolando ovunque, Reddit, Facebook e quant'altro, e molti utenti mi hanno chiesto di analizzarlo, di dire la mia. E oggi mi impegnerò per vederci chiaro. A riportarlo questo video non è il bollettino di Jimmy il Barbone scappato di casa, ma il Daily Mail, che a quanto pare ha ricevuto in esclusiva il video e che secondo quanto riporta, un UFO a forma di disco, completamente silenzioso, è stato ripreso dalle termocamere delle truppe ucraine nel paese dilaniato dalla guerra in un filmato condiviso esclusivamente con il Daily Mail. Ha ripreso la notizia anche la Repubblica. Perché non si muove, chiedono i militari nel video, si possono sentire gli uomini del 406esimo battaglione ucraino discutere mentre osservano la calma mortale dell'UFO che si librava sulla loro zona di guerra. Presunto UFO. Mentre le dimensioni, l'altitudine e la forma dell'oggetto rimangono un mistero, l'altitudine stessa del drone indica che l'oggetto apparente potrebbe essere un grande oggetto a oltre 50 km di distanza. Questo strano filmato è stato catturato a fine febbraio durante il tentativo inutile delle forze ucraine di proteggere il paese dall'invasione russa e le informazioni a nostra disposizione sono davvero, ma davvero poche. Sulla base dell'intervallo di temperatura del drone con immagini termiche, signori, l'UFO, o qualsiasi cosa fosse, era più caldo dell'ambiente circostante perché le immagini riprendono questo oggetto e lo identificano come più scuro rispetto all'ambiente circostante, quindi sappiamo che l'intervallo di temperatura ci indica che l'oggetto era più caldo dell'ambiente che lo circondava. C'è un messaggio rosso di errore sull'interfaccia di controllo del drone che lascia i dettagli chiave irrisolti, anche se chi ha analizzato il video dice, leggendo la scritta in cirillico, che si trattava di un errore dato dall'impostazione del controllo manuale. Inoltre, questa icona, signori, indica che il drone non ha agganciato nessun satellite, il che rende difficile la geolocalizzazione, e l'incidente è solo l'ultimo caso di UFO sul suolo ucraino, alimentando decenni di speculazioni. Gli avvistamenti di UFO in Ucraina nell'ultimo anno sono stati spesso associati a fenomeni militari dovuti al conflitto in corso. Mi sembra ovvio, no? Che molti degli avvistamenti possano essere spiegati con l'uso intensivo di droni e tecnologie militari avanzate da parte degli eserciti in conflitto. Inoltre, i lanci di razzi possono lasciare detriti che, muovendosi ad alte velocità, vengono talvolta scambiati per UFO. Queste analisi suggeriscono che, in contesti di guerra, oggetti militari convenzionali possono essere facilmente fraintesi come fenomeni non identificati. Come può essere anche che in gran segreto vengano schierate tecnologie sperimentali nelle zone di conflitto attivo. Ma non trovate strano che questo oggetto, qualsiasi cosa sia, rimane in hovering, stazionario? Allora, arriviamo in fondo alla questione. Non è possibile geolocalizzare con esattezza il luogo del presunto avvistamento e gli sforzi del Daily Mail per contattare il battaglione, per ora, sono stati vani. Un membro del 406esimo battaglione dichiara che l'oggetto è sicuramente un UFO. Rimane al suo posto, sullo schermo, zoomate di più, dice, è fermo, vedi? La loro conversazione, parlata ovviamente in ucraino, è stata tradotta e confermata da diversi traduttori che hanno esaminato il filmato per conto del Daily Mail.
Negli istanti finali della clip del 406esimo battaglione durante il loro presunto incontro UFO in Ucraina, si può sentire un membro, forse scherzando, dire che dovrebbero forse speronarlo con il drone. Il drone volava molto basso, a circa 150 metri dal livello del mare, e sembra che il video si affacci proprio su uno specchio d'acqua. Insomma, ragazzi, quello sembra il mare, no? Se ci fate caso sembra che si riprenda una costa, chiaro? A quell'altitudine, ascoltate bene, l'orizzonte visibile tramite la telecamera del drone in lontananza sarebbe di circa 50 km, non di più. Il che significa che qualsiasi cosa abbiano ripreso potrebbe essere stata non più di 40-50 km di distanza, e questo a seconda dell'altezza del drone. Sembra inoltre che cambino lo zoom da 2x a 4x e viceversa nei confronti di quella che probabilmente è solo un'illusione ottica. Ebbene sì, un soldato del 406esimo battaglione, secondo quanto riportato dal Daily Mail, ha chiesto: non riesce a vedere proprio nulla sulle termocamere? Suggerendo, no, che inoltre altre tecnologie a infrarossi oltre al drone erano lì e non sono state in grado di corroborare l'avvistamento. E gli scettici suggeriscono che si tratta solo di un'illusione ottica nota come Fata Morgana. Parliamo, secondo quanto riportato da alcuni utenti su Reddit, di un fenomeno ottico che si manifesta lungo la linea dell'orizzonte visibile rispetto all'osservatore. Esso è causato dal passaggio dei raggi luminosi attraverso strati d'aria a temperature diverse che provocano l'incurvamento della luce. E in effetti, non è certo perché non sono riuscito a geolocalizzare con esattezza le riprese, ma questo video sembra proprio essere stato girato a ridosso di uno specchio d'acqua. La stranezza rimane il fatto che stia in overing per pochi secondi, ossia per l'intera durata del video, quando una Fata Morgana cambia rapidamente nell'inquadratura ed è sempre in movimento, per non parlare del fatto che sembra piuttosto liscio. Oblungo, no? Senza, non so, torri, torrette, protuberanze che potrebbero far pensare ad una nave. È piuttosto liscio e dall'interfaccia, dal poco che possiamo vedere, sembra che il filmato a infrarossi fosse in modalità correzione flat field, ossia una funzionalità software progettata per migliorare la qualità dell'immagine correggendo gli errori che si accumulano durante il funzionamento della fotocamera, motivo forse per il quale l'immagine a così grande distanza risulta liscia, uniforme e lineare. Non ci sono davvero abbastanza dati per gridare subito all'oggetto inspiegabile alieno e consiglio, di fronte a video così precari, di andarci davvero cauti. Io l'ho imparato con il tempo, ok? E in effetti, a differenza di alcune affermazioni fatte da diversi membri di diverse associazioni ufologiche italiane, e non farò i nomi se no dopo Omega è il cattivo, non è vero, ok, che si tratta di un fenomeno senza spiegazione alcuna, totalmente anomalo, alieno e quant'altro, perché c'è la reale possibilità questa volta, a parer mio, che possa trattarsi del risultato di filmare qualcosa su di uno specchio d'acqua a così grandi distanze, e molti utenti appassionati in giro per il mondo sembrano concordare. Per non parlare del fatto, signori, che ci sono davvero pochi dati, ok, da prendere in esame, per poter dire sì, è un fenomeno totalmente anomalo. Non funziona esattamente così. Da neanche un minuto di video, 53 secondi, puoi davvero concludere poco e niente, ok? Solo perché vedi una forma oblunga all'orizzonte, che poi i video che sono stati riproposti sono collage, il video originale dura 17 secondi. Quindi cosa vuoi dedurre? Non funziona così, ok? Per certi avvistamenti, come per esempio sul caso Nimitz, sono state redatte 270 pagine di analisi forense da parte di esperti che studiano le nanotecnologie per il Dipartimento della Difesa nell'arco di svariati anni, aspettando che gli venissero rilasciati dal governo i diari di bordo delle navi per i rilevamenti e quant'altro. Non è così facile, arrivare alla conclusione dell'oggetto totalmente anomalo. Forse per i titoli sensazionalistici funziona così, ma se vuoi vederci chiaro, è più difficile. Molto più difficile. E cosa posso dire io in merito a questo video dopo che mi è stato chiesto da svariati utenti di espormi? In conclusione posso dire, magari mi sbaglio, chi lo sa, mica sono l'oracolo di Matrix, magari mi sbaglio, ma posso dire che secondo me, con i pochissimi dati a disposizione, si tratta di un'illusione ottica di un oggetto ripreso su di uno specchio d'acqua.
Anche la Repubblica, se andiamo a vedere, ha pubblicato il video riportando un trafiletto di 10 righe e, insomma, chi si è visto si è visto. Pensa se la gestissi io, no? Una rubrica del genere. Non pensi che sarebbe meglio? Io penso di sì, cioè... Cosa mi rappresenta? Mi schiaffi il video lì, un trafiletto da copia e incolla di 10 righe e tanti saluti. Ti sembra bello da parte di una testata nazionale? Il video rimane sicuramente dubbio, non per la provenienza, perché ovviamente la provenienza non c'è nemmeno bisogno di specificarlo, no? È diretta e riguarda sicuramente le fonti militari ucraine, ma per quanto riguarda il soggetto, ovviamente il soggetto è dubbio e se così non fosse non sarebbe mai comparso su questo canale. In questi casi, di fronte a situazioni così poco dettagliate dal punto di vista dei dati, si può avanzare solo per ipotesi. Qual è quindi l'ipotesi più plausibile secondo te per quanto riguarda questo strano video? Sei d'accordo con me o pensi che possa trattarsi di altro? Sono apertissimo a discussioni, quindi lascia un commento e fammi sapere la tua. Se ovviamente ci saranno novità, se, che ne so, nel caso le autorità ucraine daranno risposte o ulteriori informazioni, ve lo farò sicuramente sapere. Intanto, se il video ti è piaciuto, lascia un like, non fare la fata morgana della situazione, e se sei nuovo, iscriviti al canale. Io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me, e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!